Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte. Allora, oggi cambiamo nuovamente. Rusiani. Visto che nell'ultimo live sono riuscito a vincere finalmente con gli Abbasidi, proviamo a cambiare nuovamente. Torniamo alle origini. Non qui del canale, perché voi mi avete se sempre visto con inglesi, Sacro Romano Impero e Abbasidi. Ma questo lo dissi forse proprio davvero nei primi video. Io giocavo con i rusiani single player contro i bot. Non mi sentivo all'altezza, così passai agli inglesi. Perché i rusiani sono un po' più complessi, c'è il fatto della caccia. Però è interessante. È bella la caccia. Il problema è che devo capire bene le dinamiche, come organizzarmi. Allora, questa cosa non cambia mai per quanto mi riguarda. Fai questo. Ah, ecco, meno male. E poi te ne vieni semplicemente qui. Tu prendi ste pecore e mi ammazzi i cervi. Ok. Non ho visto. Ah, l'avversario ha preso gli inglesi? Ormai vedo la bandiera inglese dappertutto. Credo gli inglesi. Due alla legna. Anzi, sì, no, due alla legna, poi un altro al cibo e poi tutti a loro. Inglesi, ok. Allora, di fianco alle falegnamerie è bene costruire la torre di legno, tipo una torretta che hanno i russi particolare, un po' più grande, più resistente e con una capienza maggiore. Cioè dentro anziché entrarci 5 persone possono entrarvi 8 abitanti o soldati, quello che uno vuole. E mettendo una torre a fianco a una falegnameria, gli uomini a legname lavorano più velocemente, tipo del 20% più veloce. Quindi, buono, no? Allora, trovami altri cervi, tu. Poi facciamo un altro esploratore, sapete. Qui c'è una reliquia. Non male. Allora, non devo aspettare troppo con gli inglesi. Ultimamente, cioè, non può essere. Mi attacco troppo in fretta e devo fare subito la cavalleria pesante. Per contrastare gli inglesi c'ho la cavalleria pesante. Perché gli inglesi possono usare la fanteria pesante agli inizi. Quindi è bene contrastarli in quel modo. Le frecce fanno poco. Dai, su. Non troviamo altri cervi? Ah, ecco, mi sembrava strano. Tu a questo punto tornatene qua. Ok. La fortezza mi fai. Mi fai questo. Dopodiché questo. Allora. Anzi, io me la faccio subito. Ah no, 175 costa, wow. Pensavo 100. 100 le torrette classiche. Quindi ho un peso maggiore delle altre. Stiamo passando l'età abbastanza in fretta, il che è buono. Però devo essere abile adesso a fare legname, cibo e oro. Ok.
Dai ragazzi, dai. Sto capanno me lo fai però. Che mi genera oro. Ok. Altri cervi. Vai. Anche il lupo. Qui ci sono loro. Che bel posto qui in alto che c'ha. Ma lui mi sembra più in alto di me. Qui potrebbe mettere una bella torre. Aia. Allora. Questo mi fa 24 ore al minuto. Sviluppiamo questo appena mi fanno cibo. Sono inglesi, loro frecce, ecco l'arco, va. Non mi attacchi? Appena fatto lì scappa però. Se no tu mi attacchi qualcuno e finisce male. Mettiti qua. Allora. Накази будут. Ладно, есть. Начну трудитесь. Io direi per sicurezza, tanto qui è davvero poca roba, di fare così. Poi te ne torni a lavorare. Non ho più legno, ok. Сие мне нравится. Я здесь. Начну трудитесь. Чего делать надо, но... Радуйся. Дай, дай, вини ква. Ok, allora. Gente al legno. Ne sto portando via dal cibo 5. Dai. E me ne mandi almeno altri 4 lì. Un altro a loro. Adesso dovrebbero lavorare più velocemente loro. Ok, sviluppato tutto. Cioè adesso ci metterò un po' di tempo. Hanno chiuso. Giustamente. Giustamente. Vediamo. Hanno chiuso qua forse. Allora. Tu. Facciamo una torretta lì. E люди ждут наказы.
come voi farete questo lì. So, è molto legname, ragazzi, ma è così. Con i russi il legname vola. Mi fai una casa. Te ne torni qua. Vai. Allora, quello che adesso vorrei fare io è davvero subito le cavallerie. Ma ne bisogna fare due, più il fabbro, ho bisogno di tanto legname. Quindi uno, due e fabbro. Abbiamo finito tutto. Anch'io ho dei punti molto belli, però. No! Ma perché gli archi? Mannaggia. Mannaggia, guarda. Vabbè. A volte sbaglio. Non so cosa vedo. Boh. Questo e poi questo, non mi fate scherzi. Almeno 6 cavalli pesanti. E attaccheremo praticamente subito. A questo punto ce li portiamo gli arcieri. In modo da fare la riete nel caso. Peccando loro faranno esattamente questo gioco. E se dovessero farmi lancieri, l'arciere potrebbe fare al caso mio in quel caso. Però ne ho pochi. Allora, Ok, mi vanno bene questi. 8 senza fare niente. Dai. Приготовляйтесь, ладница. Двойни. Надо бы идти. Ладницы готови суть. Мне нравится. Стрела на тетиве есть. Чего делать надо бы? Построено будет. Радуйся. Построено будет. Готовы будете, латницы? Убойни, исправляйтесь. Андиамо. Qua c'era la falegnameria, c'è quello a sinistra loro. Идти надо помалу. Что есть трудного?
жалуйтесь нельзя. Prima qua. Sì, sì, no, prima qua, prima qua. Avrà disseminato. Chissà, magari sono esploratori in giro, eh. Allora. Questa è l'entrata, è davvero molto importante. Noi adesso non bisogna pensare che andrà tutto bene, ma neanche lontanamente. Cazzo, devo farle prima questi. Poi mi attaccherà quell'altro. Creiamo l'ariete. Voi state senza fare niente. Mi fate 1, 2, 3. Oro. Legno. Pietra. E oro. Ok. Лучник понял. Следую приказу. Исправляй, грядите, воины. Слушайся. Оу. Поражаем. Латницы готовы суть. Кацо. Исправляйтесь. Готовить латницы. Наступайте. Капитан приказа. Приказ ясен. Готовы будете латницы. Готовы. Слушайте, исходим. Сделаем. Построено будет. Приуготовляйтесь, да? Сделаю. Построено будет. Мы готовы. Дело сделано есть. Перемещаем орудие. Приготовляем. Бойни, напрячь, бойни. Готовы будем. Наступать и надо на латнице. Как угодно есть. Латницы напряг. Меня поражают! Орудие исполняет приказ. Орудийные латницы готовы. Осколки готовы. Воины исправлять. И готовы. Следуй наказам. Готовитесь. Готовитесь. Guarda i cavalli che si sono incastrati, ragazzi. Attacco pietoso il mio. Attacco davvero pietoso. E i cavalli si fissano con le cose che a me non interessano. Brutto attacco, molto brutto. Ha una grande difesa. Allora. Monastero. Poi mi tornate qua. Ok, allora.
Il castello me lo potete già fare in realtà. Boh, secondo me è questo il punto ideale. Ci metteranno una vita per farlo. Tu te ne andrai qua. Allora, sì, loro... Non mi piace la situazione del loro. Vi siete salvati, wow. Il mercato non l'abbiamo ancora fatto, come al mio solito. Questa struttura fa cervi ogni... praticamente ogni minuto. Dovrei espandermi. Intanto mi fai il mercato. Poi 1, 2, 3. E un'altra cavalleria. Poi mi vai a fare la pietra. Bravo prete. Dove l'ha presa qua? Dopo mi parti e mi vai a prendere questa. Prete a cavallo i russi hanno. Non male. Ora ho finito. Bisogna... per carità, abbiamo questo, ma preferisco andare a prendere qualcosa fuori. Perfetto, adesso andrete in missione. Andrete in missione. Qua. Vediamo un po' quello che succede. Se loro stanno commerciando, mi sgamano subito. Hai preso questa, poi vai a prendere quest'altra. Allora, però questo non significa che non posso incominciare, perché se dovesse andare male là... Meno male, ok, bravi, avete fatto bene, bravi. Ora, abbiamo detto, ne mandiamo almeno due di carretti qua. Oro finito, va bene. Tu mi prendi questa. Ok, allora, bisogna fare l'oro per forza. 2004 più 1200. Vendere il legname potrebbe essere un azzardo, perché tra poco sarò costretto anche andare fuori. Sì, bravo. Una volta fatto questo, altra missione qua. I carretti stanno partendo. Non ci sono difese. E ancora non abbiamo abbastanza pietra, altrimenti l'avrei anche messo, però dai, cerchiamo di essere positivi, ottimisti. Allora, io non ho uno straccio di difesa. Questa è l'età imperiale. Questo lo facciamo.
Что велите? Сделано будет. Undici la legna. Incominciate a fare legna di qua, va. Ci venite voi. Mi fate prima la torretta. E poi la falegnameria. Siamo pronti già? Siete stati molto bravi. Grazie anche alle reliquie. E poi come ultima missione è quella. Se le prendi tutte sei un grande. Люди, трудитесь, а приуготовляйтесь. Я построюсь. Allora. Слушайте все. Я построю скоро. Разумею. Наказ слушайте надобно. Все, я построю скоро. Bravo. Stella. 57 oro ogni volta. Anche lui starà accumulando moltissime risorse. Non attacca, non sta attaccando, quindi immagino di sì. Intanto iniziamo a prepararci. I soldati la mettiamoli qua, ma adesso il cibo è quello che ci manca. Bravo. Ok. Università. Ok. Pensi questo? Cosa hanno i russi in più? A parte le torrette, questa cosa. Слушайте, идем по скору все. Блюду, а еще построено будет исправно. Окей. Non hanno le mura, ragazzi, eh. Ve lo dico già da subito. Ah, lui sta ai castelli. Lui sta ai castelli. Наказывайте, сделаю все. Слушайте все, новые наказы суть. Сделаю. Qua. È da fa qua. Però aspettate. Voi partirete tutti quanti. Un'altra missione. Mi venite qui. Un'altra grande missione. Andate, andate, miei valorosi guerrieri. Intanto fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Aia. Ai 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 ai. Chi? Qui? No? Ah, ok, ha visto loro, non lo so. Sì, sei tu che parli. Frontalmente non vedo dove scendono. Ma c'è un'uscita frontale loro? No, solo laterale? Ok. Vabbè, però.
готовы служить. Внемлите, ожидайте наказы. Строите надобно. Abbiamo finito la pietra. Venite qua. Voi siete degli eroi e non avrete protezioni. Ok. Perché sta a fare il giro largo? Ah, qui non c'è la porta. Ok, allora. Questo. Questi sono i fucilieri russi praticamente. Ah, per ora è così. Poi iniziamo la cavalleria. Pam. Слушайте все, сейчас наказы будут. Возведу все, як прикажете. Secondo voi lui mi aspetterà? Non lo so. Allora, una cosa è certa, abbiamo le reliquie che ci danno 500 al minuto. Adesso facciamo anche questo in modo da avere, grazie alle reliquie, 30 unità di cibo, legname e pietra ogni minuto. Grazie, forse per ogni reliquia, quindi non lo so, non lo so, vediamo. Sì, qua bisogna stare molto attenti. Слушайте все, новые наказы суть. Возведу все, як прикажете. Allora. Il prete verrà con noi, eh? Ok, qui ha messo quello. Sta andando alla quarta età. Qui giusto per sapere, cosa c'è? Ok. Le pecore si fanno sgama tantissimo. Allora. Наказывайте, сделаю все. Ehi. Non batte la fiacca. Pam, anche i cavalli e anche le costruzioni, via. Che spello. Iniziamo a muoverci. Non so mai fare questi attacchi io, mai. Quelli di massa. Intanto, sì, intanto voi continuate a farmi guerrieri. Un po' di cavalli. Готова выдвигаться. Немедленно скачу вперед.
Ok. Adesso andiamo. Almeno un attacco bisogna farglielo così. Ah, che palle. Ah, questo va bene. Non mi fa prendere i colpi però te. Ok. Ma no. Ah, vabbè, mi sta anche bene, va bene. No, dobbiamo fare in modo da... Ecco, fatto danno. Ok. Non so mai come fa. Perfetto. Perfetto. Allora. Eccolo. Abbiamo messi al 3. Abbiamo messi al 2. Questo è al 4. Dai. Poi venite a fare la legna qua. Oh. No, sanno tutto. Sanno tutto. Ok, vabbè, andiamo. Università. Ci sono, кажете? Слушайте все. Ah, guarda un po' l'esploratore loro. Intanto vieni qua. Ok, andate. Да почувствуй гнев наш, мое оружие. Приготовляйте меня. Войны, а как? Какие приказы для... Исполняем. Что у... Готовность полная есть. Обещание есть! На руки его мощности есть! Готов идти. Yeah.
Questo è pieno di persone? No. Ok, fatto ragazzi. Fatto. Quello che aveva lui era tutto. Non aveva altro. È stato lento. È stato lento a passare di età. E quindi io sono arrivato con i soldati molto più sviluppati. Allora, è divertente usare i rossi. Ripeto, per questa cosa delle torrette. Ora, non c'è stato bisogno perché lui non mi ha mai attaccato. È stato un inglese alquanto atipico. Si è fatto gli affari suoi. Però è stato lento. È lì che l'ho fregato. Vedete, per un po', effettivamente lui aveva tanti soldati, ma non potevano nulla contro la mia polvere da sparo. Però quando siamo... il punteggio no, l'ho proprio... l'ho dominato. Però quando ho fatto il primo attacco, avete visto, si è difeso bene con tutti quei lancieri. Però è rimasto dietro. Madonna, per loro. Il problema, un altro suo problema è che è rimasto troppo a casa. E gli stavo togliendo l'oro, comunque stavo diventando padrone della terra lì, al di fuori della collina. Avevamo cominciato a fare il mercato, però ormai è troppo tardi. Tra l'altro lui aveva un mercato, suppongo, sulla sinistra, invece stava commerciando soltanto sulla destra, o forse non ci ho fatto caso, perché era troppo lungo per lui quel tragitto. Vedete, ma 30.000 euro ho fatto. La pietra proprio non l'ha voluta fare. Cinque reliquie. 70 abitanti penso che sia il mio record. Alla prossima, ragazzi.